rete Federer. Lob di Stachowski. Come si è difeso Federer. E qui però ha voluto scherzare con Federer. Un po' di tocco. Rispetto ci vuole. Queste cose non le deve fare Stachowski. Anche che qua ha avuto più volte la possibilità di chiudere il punto. Questo, se vai avanti con il diritto, è punto quasi certo. Provato nuovamente il pallonetto con Federer a rete. Questo non l'hai fatto sul 40-0, lo fai sul 30 pari, devi giocare, devi essere concreto. Palla break Federer. Serve in volley sulla seconda, Federer gioca una risposta bloccata fantastica con il rovescio slice. Uno pari, si riprende il break Federer. Quindi errore tattico di Stachowski. Ma l'errore è non tanto questo, ma il punto certo, precedente. L'errore tattico di cui stavo dicendo sul 30 pari. Sul 30 pari. Per giocare più facile. Passante di Federer. Praticamente da fermo. Impantato davanti. Davanti. Senza aprire. Danese è una grande difesa. Oltre che una difesa, ma già guarda qua questo passante di dritto di Federer. Ha letto bene il servizio di Stachowski, però poi guarda. Bellissimo. Incrocio delle righe. Bellissimo il dritto in lungo linea di Federer. Stavi dicendo della Wozniacki che è in gran fiducia. È tornata un rullo, cioè un rullo quando cominci a giocare in questo modo, hai vinto la settimana scorsa. Anche in questo torneo è tornata la numero uno del mondo. La smorzata di Stachowski che insiste con questo colpo e qui la magia di Federer. Avevamo detto Stachowski non deve scherzare con il fuoco. Sì, anche perché non è la prima volta. Qui aveva anche fintato bene, però Federer è arrivato molto bene. Guarda, polso finale ha fintato in lungolinea. Cioè di essere sì attaccata al risultato, però di giocare con molta tranquillità. A livello di punti non ha nulla da perdere perché non ha giocato l'anno scorso. Tu sai, tanto la smorzata come, incredibile come la penso a livello di punti. A mio avviso Federer non guarda più neanche più la classifica. Più volte quando gli è stato detto se voleva tornare numero uno del mondo ha detto più volte che vuole confermare e aumentare le vittorie sui tornei importanti. La risposta di Federer, ne aveva giocata una simile all'inizio di questo secondo set, gioca un'altra strepitosa, forse ancora più difficile. Infine qui Federer ha giocato un po' qua, eh? Sì, ha giocato un po', non ha voluto chiuderla subito questa volley in lungolinea. Ma forse qui ha ancora sbagliato angolo, però poi mi fa strano il fatto, visto anche Flavia come ha giocato nell'ultimo periodo, negli ultimi tornei, perdere 6 game di fila, cioè qualcosa che non quadra. Ecco perché ho pensato più a un discorso, e conoscendola un po', che difficilmente tende magari a ritirarsi come molti altri farebbero, come ci sia un discorso anche fisico più debole, anche perché era ghiotta la chance, 2 seconde palle, anche qui non vale la prima palla di servizio di Federer. Non a caso Federer ha messo pochissime prime in questo game e sta lottando adesso. Scambio, ecco il colpo, questo è il vero Federer, finalmente lo vediamo qui a Dubai. Ha giocato un rovescio lungolinea incredibile e poi l'accelerazione di dritto. Esatto, Giorgio, qui ha fatto con questo colpo, poi questo è il suo colpo, ma il rovescio lungolinea all'incrocio delle righe. Vantaggio Federer. Service.
rovescio di una violenza inaudita, quello di Federer, e anche di una precisione. Chirurgica, mamma mia, la palla sulla riga. La violenza è inaudita, ma soprattutto perché Sakowski ha giocato un rovescio in back, perciò la palla era anche bassa. Smorzata, no. Arriva Federer e ha toccato la riga. L'espressione di Sakowski, no, quando perché, ha visto un treno arrivare, pensavano tutti che non ci arrivasse. No, questa è stata incredibile. Rivediamo il miracolo di Federer da sotto la rete. Sakowski immobile in mezzo al campo, come a dire dove è passata questa palla, perché 14-15. Con questa risposta sbagliata di Sakowski, Roger Federer accede ai quarti di finale semifinale del torneo di Dubai. Vince con il punteggio di 6-3-6-4. Il minimo, dai. Minimo sindacale. Sì.